Crunk crunk castorini, come state? Anche se oggi è sabato, purtroppo non faremo la riunione in diga. Sicuramente mamma e papà vi hanno spiegato il motivo. Noi vecchi castori, insieme al grande castoro Bruno, abbiamo deciso di aspettare che finiscano un po' di quarantene, un po' di dad, per poterci rincontrare in diga tutti in maniera più tranquilla, ok? Voi mi raccomando, comportatevi sempre bene. E anche se oggi non facciamo riunione né in presenza né sul computer, il grande Castoro Bruno ha avuto un'ideona. Voi sapete che lui si preoccupa sempre per gli altri e che è sempre molto generoso e ha avuto un'idea fantastica, Castori. Non so se vi siete accorti che in questi giorni fa molto, ma molto freddo. Allora, il grande Castoro Bruno è un po' preoccupato per i nostri fratellini uccellini. Ha paura che alcuni possano sentire freddo e non abbiano un riparo adatto. Allora ha avuto questa idea, ma noi abbiamo tanti castorini, voi siete 25 e i castorini, oltre a essere felici e amici di tutti, sono anche operosi. Quindi il grande Castoro Bruno chiede a tutti voi di essere operosi e di costruire una casetta per gli uccellini. Adesso io non sono proprio bravissima, quindi il grande Castoro Bruno ha dato l'incarico al nostro fratellone Daniele che ci mostrerà come possiamo fare le cose di cui abbiamo bisogno e quello che dobbiamo fare per costruire una bellissima casetta per gli uccellini. Mi raccomando, ascoltate attentamente Daniele, fate tutto quello che lui vi dice e appena avete realizzato la vostra casetta per gli uccellini, ci mandate una foto sul gruppo dei castorini, ok? Mi raccomando, buon lavoro, crunk crunk, ci vediamo presto. Un bacio a tutti! Crunk crunk castori, come vi ha detto Nadia, adesso vi faccio vedere come si costruisce una casetta per gli uccelli partendo da una busta di latte. Allora, prendiamo per fare questa casetta degli uccelli una busta di latte, ovviamente vuota, mi raccomando sciacquatela. Il nostro materiale di cancelleria, forbici, penne, eccetera. Il nostro astuccio con i colori. Un pezzo di cartone e altro materiale che ci può servire per decorare. Allora, Castori, noi dobbiamo arrivare a fare questo. Adesso dobbiamo solo decidere dove fare il buco per l'ingresso della nostra casetta e eventuali altri buchi per delle decorazioni. Ad esempio, a me vengono in mente di fare delle finestrelle, ma partiamo con ordine. Prima facciamo l'entrata della nostra casetta e la facciamo alla base della bottiglia, perché poi la casetta verrà in questa posizione e quindi qui ci sarà la porta. Prendiamo le nostre forbici. Mi raccomando, soprattutto in questa fase, fatevi aiutare da mamma e papà perché dobbiamo tagliare. Quindi prendete le vostre forbici e iniziamo a ritagliare le parti che abbiamo disegnato. Ok, adesso abbiamo fatto il nostro ingresso e le nostre finestre. Perfetto, adesso ci occupiamo di fare il tetto. Prendiamo il nostro pennarello e sul lato davanti, quindi quello dove sta l'ingresso, andiamo nella parte superiore, qua su, e disegniamo un triangolo in questa maniera. Poi ci spostiamo sul lato e lo prolunghiamo di là, stessa cosa. Poi andiamo dietro e facciamo lo stesso triangolo. Perfetto. Adesso prendiamo le forbici e ritagliamo questa parte e questa parte.
Adesso abbiamo questa cosa qui. Perfetto. Adesso prendiamo il cartoncino che abbiamo preso prima e andiamo a costruire la parte del tetto che ci manca. Quindi questa e quest'altra. Adesso, usando il righello, ritagliamo una striscia di cartone dal pezzo che abbiamo preso all'inizio. Io la faccio più o meno di 20 cm. Però anche lì, come volete, se volete farla più lunga, siete liberi di fare il tetto più grande. Ritagliamo. E abbiamo il nostro rettangolo. Lo andiamo a piegare a metà. E lo andiamo a appoggiare sopra la nostra casetta, in questa maniera. Così abbiamo ottenuto anche il tetto. Ovviamente ognuno può colorare come vuole, però io adesso batterò 3 volte qui e questo si colorerà. 1, 2, 3. Ecco qua, avete visto? Io ho fatto il tetto rosso e tutta quanta la casetta verde con l'interno giallo. Adesso possiamo colorarla e abbellirla come riteniamo più opportuno, come ci piace di più. L'importante è usare sempre sempre la fantasia. Potete colorarla con qualsiasi cosa, pennarelli, tempere, pennelli, come preferite. A questo punto non ci rimane che fissare il tetto sopra alla casetta. Io lo faccio con dei pezzetti di scotch, però si può usare anche della colla. Allora Castori, questo è come è venuto a me. Mi raccomando, voi usate il massimo della fantasia, fatevi aiutare da mamma e papà. Ricordatevi che non ci sono regole, quindi potete fare il tetto ad esempio con dei legnetti o abbellire la casetta come vi pare o del colore che vi pare. Quindi mi raccomando, massimo impegno e ci vediamo presto. Ciao ciao!